Un saluto a tutte le persone che ci seguono e a tutti gli appassionati di ricerca storica. Siamo qui di nuovo con Massimo Michele Guerrieri. Ciao Massimo, come va? Ciao benissimo, Cristiano. Un saluto a tutti. Grazie Massimo. E, come ben ricordate, abbiamo già fatto una prima puntata con Massimo Michele Guerrieri eh, per quanto riguardava la sua opera in tre volumi Il nuovo ordine mondiale. Nella prima puntata abbiamo fatto un'introduzione generale su cosa parla eh, il volume che ha fatto eh, Massimo Guerrieri e oggi entreremo nello specifico eh, del capitolo I Nuovi Barbari. I Nuovi Barbari è una trascrizione di due nastri registrata dei ricordi del dottor eh, Lawrence Dunnegan di un discorso tenuto il 20 marzo 1969 da un insider degli illuminati, il dottor Richard Day. I nastri furono registrati da Randy Engel, direttore nazionale della Coalition for a Life negli Stati Uniti, nel 1988. La terza cassetta non è qui stata tradotta. Quindi vuoi andare avanti te a spiegare nel dettaglio di cosa si tratta, Massimo? Sì, allora questo è il resoconto di un incontro che ci fu appunto alla fine degli anni 70 eh, tra il dottor Day che appunto era un insider ben informato, esperto di eh, eugenistica eh, e che ha lavorato oh, per, come direttore medico della Planned Parenthood Federation of America eh, per diversi anni, ehm, di un incontro che ci fu oh, in un ristorante e nel quale lui doveva fare uno dei soliti interventi che fanno tante volte i medici quando parlano o agli informatori scientifici o ai medici o al personale paramedico, un discorso normale in relazione ai suoi studi, principalmente eh, la sua professione e i suoi studi clinici, perché lui ha anche ovviamente pubblicato delle cose. E, e poi è successo che di punto in bianco, non si sa per quale ragione, lui invece... Eh, quella sera lì ha cominciato a dire delle cose che ovviamente evidentemente non erano un programma che il dottor Dunega che assisteva studente all'epoca che assisteva <coughs> all'incontro ehm, frettolosamente si annotò su dei tovaglioli eh, cose che però dovevano rimanere segrete quindi eh, il dottor Dunega ebbe un po' così l'intuizione di scrivere il più possibile dopo pochi giorni, lui poi insomma, riordinò un po' le idee e dette diciamo, una stesura st un, un po' migliore no? di quello che il dottor D. disse. Allora, in questo, in questo documento, cosa fa? Lui? De cosa parla questo documento? Questo documento parla poi del, di quando nel 1989 eh, mi sembra di aver capito poco prima di morire, eh, lui gli era avuto il cancro anche a lui decise di eh, rilasciare questa testimonianza a questa signora che ti ha menzionato e, e, e cercando di, così di, di, di lasciare un piccolo testamento di questo incontro che lui poi negli anni eh, capì essere molto, stato molto importante, perché molte di quelle cose che il dottor Day eh, eh, citò durante in in que questa presentazione effettivamente sono poi successe in America negli anni successivi sono molti punti no? quelli che io presento nel, 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 io ho cercato poi di, di dare ho no, ritrascritto tutto ho no? ritrascritto tutto da, da, le cassette fondamentali sono due le due registrazioni poi c'è una terza che io non ho riprodotto perché sostanzialmente dice le stesse cose e poi addirittura una quarta che grosso modo dice le stesse cose naturalmente queste sono in inglese e per chi non conosce l'inglese sono difficili anche da capire eh? ci cioè, ho avuto un po' di tempo per capire perché la qualità della registrazione è piuttosto bassa allora poi cosa ho fatto io? sempre nello spirito iniziale con il quale ho messo insieme queste cose eh, questa è stata la prima in, in intervista no? i primi due video che ho fatto con Ubaldo Croce me li sono poi ritrascritti e sono diventati appunto il capitolo primo, il nuovo Ordine dei Barbari e eh? um, questi sono stati pubblicati in, rese, in rete diversi anni fa e sono anche caricati gli originali sul mio sito di YouTube Massimo Michele Guerrieri, quindi tutti coloro che vogliono magari nel frattempo fare degli approfondimenti anche sugli altri capitoli, capire un pochino meglio tutti, possono andare sul mio sito eh, se si iscrivono è anche meglio e così riceveranno poi gli aggiornamenti, eccetera, eccetera. Allora, diciamo, eh, il, il, il capitolo ha... Oh, una prima parte e una seconda parte, no? Allora, nella prima parte io elenco tutta una serie di aspetti che il dottor Dei ha trattato e sono addirittura 47 punti, cioè parla di, di, di tante cose. Il dottor Dei, nella seconda parte, poi tra la prima e la seconda parte, ci ho fatto io una, una, una breve, eh, diciamo, eh, presentazione dell'Orbo Ap Chaos e collegata alla Massoneria. E poi c'è la seconda parte nella quale dal punto 48 al punto 80, ehm, poi ci sono le conclusioni. Eh, ci sono gli altri punti. Ora, i punti da parlare, Cristiano, sarebbero tanti. Sono son tutti. Se te magari mi, mi, vuoi, ecco, mi vuoi fare dare lo spunto, di, che magari vuoi parlare ecco, di, di uno, due, tre, li affrontiamo e poi dopo magari li colleghiamo anche a quello che sta succedendo oggi. In qualche modo, continuiamo e posso continuare la presentazione. Grazie. Ecco. Allora, sì, come detto tu, io prenderei dei punti essenziali che, tra l'altro, poi volevo sempre ricordare, come ricordo a tutti sui nostri social, eh, per l'appunto, io oh, dico sempre di andare a vedere i tuoi video o comunque di acquistare il tuo lavoro, perché eh, quello che è scritto in questi punti è, ahimè, quello che è avvenuto fino ad oggi e quello che sta avvenendo è la cosa più brutta quella che avverrà. Quindi io dico sempre, andate a vedere queste cose, perché eh, altrimenti non, non capiamo realmente quello che sta accadendo. Quindi, sì, tralasciandolo un po' in linea di massima mh, le cose, io vorrei parlare proprio dei punti fondamentali, cioè quelli che sono avvenuti. Quindi fare dei paragoni con i tempi comunque passati, attuali, nel senso, proprio verificare punto per punto sostanzialmente quel che è accaduto. Perché poi, tra l'altro, le loro trascrizioni che parlano di loro bene e male le sappiamo. Però ecco, volevo puntualizzare questo proprio per far vedere che sono realmente accadute quello che loro si erano previsti, che lui ha dichiarato nel 69, ma penso che erano già previsti da molto tempo. Perché non so se ti ricordi, la volta precedente, ho fatto per l'appunto una domanda: se secondo te le profezie non erano nient'altro che il loro programma fatte passare per profezie. E questo ce lo conferma che le profezie non sono nient'altro che il loro programma, che poi tramano in profezia come un fatto così spirituale. <ride> Quindi niente, io ti volevo dire, ma il dottor Dave, dopo questa dichiarazione che ha tralasciato in questa conferenza, ehm, ha continuato a vivere o come diciamo um, il giornalista canadese è deceduto in circostanza lomale? Non ho capito, scusa, c'è stato un problema di linea. Mi ripeti la domanda per cortesia? Allora, volevo sapere se il dottor Davy, dopo che ha fatto queste dichiarazioni, se ha continuato a vivere tranquillamente o è deceduto come poi ah. ha fatto il giornalista, quello canadese. Adesso non mi viene il nome, scusami, che dopo due giorni è morto. Eh, oh, sì, infatti lui. E quindi, volevo sapere, dopo che lui ha fatto queste dichiarazioni, il dottor sì. Davy. No, dice... allora, lui, no, no, lui è come a... Sì, eh, no, lui per quello che mi risulta a me ha continuato a vivere, a vivere normalmente perché appunto nessuno fino agli anni 90 ha parlato di, quel, di quell'incontro lì. Quindi lui è andato avanti tranquillo, è rimasto tutto, tra virgolette, segreto e quindi non, non ha avuto oh, nessuna conseguenza ecco, per la, per la sua salute. Quindi nemmeno il giornalista che poi ha tirato fuori la... L'intervista di Donagan, su Herbert eh, Spencer, pure lui. Diciamo: no, 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 per quello che mi risulta, no. Eh, lui, le cose possono essere successe, eh, diciamo dopo gli anni 90. Cioè, il dottor Day, eh, se vai a vedere, è morto nell'89. E l'89 è proprio l'anno in cui il dottor Dunegar ha rilasciato l'intervista se si vuole proprio fare un discorso cospirazionistico l'unico sospetto è questo qui, cioè se noi si va a vedere le date dell'intervista e risulta appunto che lui l'ha rilasciata eh, nel, nell'89 eh, intorno, intorno al, 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 all'80 credo 85, questa signora è poi è morta nell'89, ecco mi devo correggere un attimino, però non c'è niente di certo, probabilmente è morto di salute, diciamo così morto normalmente di, di, di salute insomma non risulta che sia morto per altre ragioni in effetti quando è morta aveva già 84 anni quindi aveva 84 anni ecco vuoi parlare del quarto punto il nuovo order di cosa insomma la loro, la, la, che sarebbe il loro annuncio diciamo no? Tramite il dottor Dave sì allora il nuovo ordine mondiale che poi è anche il tema che ho trattato io Eh allora, diciamo che durante questa intervista lui dice delle cose che poi sarebbero poi successe no? nel futuro e queste cose che sarebbero successe appunto avrebbero fatto parte di questo che oggi si chiama il nuovo ordine mondiale, che come hai appena ha detto te non è un programma nuovo. La cosa, uh, è un programma antico, la cosa che stupisce è che durante l'intervista lui dice abbiamo un programma di entrare nel ventunesimo secolo con un inizio regolare, tutto è a posto nessuno può fermarci. Cioè fino a quel punto lì loro non, avevano, non si erano mossi no? proprio dal punto di vista strategico, diciamo così, ma stavano lavorando su questo programma e questo programma, secondo i loro calcoli, all'inizio no? degli anni 2000 sarebbe stato pronto e a quel punto nessuno potrebbe più averli fermati. A questo punto mi viene anche il dubbio che il, là, al, all'inizio del programma, sia stato proprio l'11 settembre. Perché l'11 settembre è successo nel 2001 e può darsi che sia proprio questo l'evento, eh, eh, diciamo, l'evento che ha fatto poi, che ha iniziato le guerre, che ha iniziato questo sconvolgimento del mondo occidentale che stiamo vivendo oggi. Lui dice anche. Uh, alcuni di voi penseranno che questo sia un po' una cosa di comunismo, no? Cioè una cosa tipo il comunismo, una cosa politica. Dice, beh, quello di cui sto parlando è molto più grande del comunismo. Esiste mo molta più cooperazione tra or Oriente ed Occidente di quanto la maggior parte della gente crede o creda. E ripete, tutto è pronto e nessuno può fermarci. Allora, quanto dici io penso che si, si riferiscano alla Russia. Insomma, volevo sapere da te qualche cosina, su come la vedi, che ci sia questa collaborazione con la Russia e la conferma che ci sta che un'Unione Sovietica è stata una loro creatura finanziata dall'inizio fino alla sua fine, con Gorbaciov per l'appunto, che questa teoria, cioè teoria poi è un fatto perché abbiamo notato su vari libri e torna tutto quanto, quindi non è una teoria, ma un fatto compiuto. E, è una conferma che più volte viene raccontata anche da Giampaolo Bucciarelli nelle videoconferenze con Baldo Croce e scritto nel suo libro Secreto Novecento nonché scritto e confermato nel libro Nessuno si chiamarla Cospirazione di Gary Allen, ma anche in altri autorevoli libri c'è cioè la conferma diciamo, di questo legame fra uh, America e, e, e la Russia, insomma, che poi alla fine anche la guerra fredda. È stata tutta un'illusione proprio per tenere, come c'è scritto poi qua nei capitoli, eh, diciamo, sotto scacco i governi che poi non si vogliono piegare, cioè, insomma, tenere quello stato di, di paura. Tu come la vedi questo? Insomma, sì. pensi che esatto? Sì, 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 è esatto, è proprio così. Diciamo che, allora, detto in due parole. Eh, parliamo della Russia, no? Parliamo della Russia. Allora tutto è successo con la rivoluzione russa, eh? che io affronto in maniera abbastanza dettagliata nel capitolo 4. Um, gli illuminati e eh, il consulum for Relation nel quale l'autore eh, Mr. Fagan ci spiega esattamente quello che è successo cioè la Russia la, 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 diciamo che la rivoluzione russa è stata finanziata con i soldi di Wall Street e in particolare con 20 milioni di dollari in oro o di, di, di shift all'epoca ebreo banchiere e da lì è stata un po gestita in maniera molto scura ma da, da, dalle stesse forze quindi la russia come russia è finita lì la tradizione vera stati è stato creato questo comunismo è stato creato effettivamente come contrapposizione al sistema liberale in maniera tale da controllare le, le risorse della Russia, cioè prenderne le risorse e utilizzarle ai propri fini, mantenendo il paese completamente in una situazione di non libertà, di non democrazia e quindi automaticamente eh, sotto controllo. Diciamo. Anche se queste cose non, non si sanno e non sono scritte nei libri di storia, effettivamente la stessa Guerra Fredda è stato un grande show. E la cosa che mi dispiace di più è che io insomma, ho capito che anche la minaccia nucleare no, della crisi dei missili di Cuba del 62, insomma, fu tutta una cosa creata a tavolino. E quello che mi è dispiaciuto di più è che anche lo stesso John Kennedy no, faceva parte di questo teatrino, cioè ne era completamente al corrente. Secondo Justice Mullins, la Russia è stata poi tenuta in piedi con i finanziamenti segreti del congresso americano. Che proprio per un, una svolta storica che hanno voluto nel, nel 98 eh, con la caduta del muro di Berlino sono stati interrotti automaticamente il, il muro che poi è sempre è, è, è stata una cosa simbolica no? la caduta del muro è stata una cosa anche lì artefatta preparata non, è, non ci sono stati non è stato frutto del, del, del vero Ehm, desiderio delle persone arzite, no, no 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 tutte queste cose tratte dagli stessi, dalle stesse sovrastrutture che li determinano per ottenere qualcosa a loro vantaggio qual è il problema il problema è che ce li vendono in una maniera diversa quindi noi abbiamo una visione abbastanza stereotipata degli eventi no, che succedono che sono poi quelli scritti nei libri della storia ma poi in realtà purtroppo la realtà, appunto, è diversa, è molto diversa. Tra l'altro vogliamo ricordare, anche come hai eh, detto tu, tutte le cose che erano d'accordo, eh, anche su molti libri, insomma, ricercatori storici, affermano anche che comunque la guerra in Vietnam è stata tutta una, diciamo, messa in scena, finanziata sì, poi dalle grandi industrie sì. americane che finanziavano. No, sì. oh, da, 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 sì, sì. Cioè, davano le materie prime alla Russia per produrre le armi, per poi portare a fare la guerra contro di loro in Vietnam, in sostanza poi sì, voglio ricordare e affronto sì aff... vai vai no ecco sì insomma è l'affronto in diverse parti no? anche nel libro anche qui si dice praticamente se si basta leggere Sutton Anthony Sutton no? che ha scritto molto di questa cosa qui lui ha scoperto che tutti i finanziamenti tutti le, 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 le parti di ricambio dei camion insomma anche di molte strutture proprio belliche erano componenti che arrivavano l'America venivano assemblati eh, in Russia ci si cambiava l'etichetta le e poi si mandavano nel Vietnam ecco quindi la, la, la guerra in definitiva è solo un, un, un momento di profitto no per le aziende evidentemente delle armi che ha interesse e che arricchisce solo eh, eh, quel gruppo quel, quell'elite quel, quel club in quel caso no uh, diciamo gli armieri e tutti coloro che ci, che ci, che ci fanno soldi ma le finalità sono, le, sono diverse, ecco non è che c'è stato un attacco al Tonchino, tutte queste storie qui sono state tutte cose create a tavolino, non c'è stato mai nessun attacco e <coughs> è stata una guerra questa qui, come poi ci ha spiegato, um, come ci ha spiegato Justice Mullins, io l'ho tratto mi sembra nel capitolo 6, una guerra per il controllo del triangolo dorato. Lo si chiama, triangolo rosso, triangolo dorato della, delle coltivazioni di oppio tra Cina, Vietnam e mi sembra Cambogia. In, in quel, in Quindi è stata praticamente una, una lotta del controllo. Addirittura, prima con la Francia, eh, per, la, per la prima guerra eh, di Indocina. E poi con la guerra del Vietnam, con la seconda guerra dell'Indocina, che, che era stata solo finalizzata, al controllo di questa zona qui, e IoSis Malin se ne parla molto, poi io l'affronteremo più avanti, eh. insomma, come sì. discorso te l'accenno sempre sul adesso, discorso tu. della Russia, volevo sapere mm. da te come la vedi, se Putin ha la stessa funzione, come ha avuto, diciamo, l'Unione sovietica prima. Beh, Putin è certamente un uomo del potere, un, certamente uno che è un probabilmente un grado, comunque una persona, um, un massone, um, 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 e quindi se, scelto tutti questi soggetti sono poi eh, diciamo, selezionati, no? selezionati da questo gruppo di elite che eh, li mette lì per fare certe cose. Ora, cosa è successo nella Cina? nella Cina? Nella Russia, nella Russia è successo un po' quello che è successo in Cina, cioè nel momento in cui gli hanno dato un po' di democrazia a questa gente, no? Hanno detto va bene, allora noi eh, ci, possiamo cominciare a fare business come fate voi, e vogliamo fare soldi anche per noi. Quindi, dietro a Putin eh, ci sono tutti i potentati: cioè, ci sono questi che ce li hanno messi, però ci sono anche potentati internazionali e molti anche russi che hanno evidentemente proprio un'agenda diversa. Ma qui si parla proprio di business. Quindi tante volte litigano e litigano per un, un discorso di business sostanzialmente. No? Infatti, naturalmente, che è successo quando Putin ha cominciato a puntare i piedi, cosa hanno fatto? Evidentemente, non gli conveniva farlo fuori: hanno espulso eh, la Russia dal G8 no? Che ti fanno queste cosettine qui naturalmente questo è costato un sacco di soldi ma hanno dato il è stato una, una sorta di ben servito a Putin a me Putin non dispiace devo essere sincero fra gli statisti è quello che c'ho una certa simpatia mi piace di più eh, e lo trovo più diretto più schietto e probabilmente più onesto mh, con persone che sono in contatto Uh, 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 che ero in contatto insomma i miei clienti diciamo così quando ero a New York eh, russi che sono russi eh, loro dicono che eh, all'interno non è che effettivamente abbia ehm, insomma cambiato la società certe cose ehm, così come si potrebbe pensare insomma eh, beh, la Russia è sempre in mano agli stessi e un po' più, un po' meno, e quindi loro sono abbastanza critici nei, confronti, nei suoi confronti per questo motivo. Ecco, secondo loro poteva fare di più e di meglio. Chi lo sa, okay, perfetto, risposto pienamente a quello che eh, abbiamo chiesto. Ci puoi parlare del punto 5 e 6 dei nuovi barbari, la politica e il cambiamento? Sì, volendo. Uh, allora uh, beh, diciamo che uh, il dottor Dei eh, fa un'uscita dice la maggior parte delle persone non capisce come operano i governi anche all'interno della nostra amministrazione del governo evidentemente non agli altri davvero non capiscono davvero come vengono prese le decisioni le decisioni sono prese ehm da, no, da, per, da persone, alcune persone, alcune persone posso, possiamo anche conoscerle. Eh? Eh, dice: Io non ve li posso dire. Eh, ma la maggior parte dei nomi eh, la maggior parte dei nomi sono conosciuti. Ora, io però ti faccio una parentesi qui. Eh, eh, lui era sicuramente un insider, eh? questa è una mia parentesi, eh? non lo dice il dottor Dei. Però io credo e ritengo che anche il dottor Dei. Eh, non fosse a conoscenza del fatto che eh, quelli che veramente sono agli alti livelli, eh, no, non li conoscono nemmeno, nemmeno loro. Cioè, vedi, è, è fatto tutto a compartimenti stagni. No? Lui avrà, avrà conosciuto tutti eh, quelli che facevano parte del suo livello, no? perché il suo livello di, di, di potere lo conosceva bene. E probabilmente quelli sopra, ma poi c'è un altro sopra di livelli e poi c'è un'altra ancora sopra e mentre i livelli di sopra sanno comunicano e, e conoscono i livelli di sotto, questo non vale viceversa, cioè man mano che vai su, e non sai chi c'è i su. Io poi nel libro presento la possibilità che, secondo John Todd parentesi, che è un altro illuminato John Todd Collins che parlò molto negli anni '70-75, purtroppo poi finì in un ospedale psichiatrico. Eh, il, 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 il esiste un, un, un consiglio dei nove che è quello eh, di cui lui faceva parte, che praticamente sarebbe una sorta di sacerdozio, di culto, di ordine, capito? Di persone che addirittura al, al, loro, al, al loro interno, il suo interno, non si conoscono nemmeno. Questo è quello che ha detto lui, eh? Non so se è vero. Ecco questo per dire che, eh, quello che ha detto il dottor Day è molto affidabile, però teniamo anche presente che lui non è che fosse un personaggio proprio agli altissimi livelli, perché un personaggio agli alti, gli alti livelli non fa un intervento di questo tipo, eh? è evidente. Poi per quello che riguarda il cambiamento, lui dice che eh, i cambiamenti ci saranno, saranno programmati. Eh, loro fanno in linea di massima programmi ogni 20 anni, no? Ogni 20 anni. E alcuni di noi dice: alcune cose le vedranno, altri no, perché siamo, sono già anziani e no, non vedranno il cambiamento, ma il cambiamento ci sarà e sarà. Eh, diciamo promosso a livello pubblicitario, cioè alle perso persone sarà ri ripetuto costantemente a livello comunicazionale, che c'è bisogno di un cambiamento, che il cambiamento è necessario, che ci dobbiamo adattare, che sarà per il meglio. Insomma, questo magari non è detto, no? però, però il, questo concetto di cambiamento eh, ci sarà. D'altronde questo è stato anche lo slogan di Obama. Se vi ricordate: Yes, we can. No? We change, we can. E di molti altri presidenti. Ci rifacciamo un po' a quello che abbiamo detto nella puntata precedente, la famosa finestra di Overton, che loro dovrebbe essere all'incirca ogni dieci anni, loro fanno in dieci anni, scusate, loro da una cosa che è anormale la fanno diventare normale proprio con l'influenza tra i media e vari canali di comunicazione, cioè ti fanno accettare quello che poi prima era impensabile, e viene chiamata la finestra di Overton, per l'appunto che si dovrebbe effettuare in sei punti, cioè ci sono sei step affinché poi diventi effettivo il cambiamento su una singola cosa, poi loro ne fanno magari più insieme, però insomma è questo un po' quello che eh, sarebbe quel quanto discorso il cambiamento. E invece sempre sul fatto della politica, ti volevo fare una domanda cioè, noi, io mi sono fatto delle domande, delle piccole ricerche insieme ai miei collaboratori con Alessio e Manuel, eh, proprio per ehm, andare a cercare chi comanda dietro le quinte. Ci cioè, siamo fatti un po' un'idea, e eh, volevo sapere te come la vedevi. Se dietro a tutto, da come abbiamo constatato noi, molto probabilmente c'è la lobby nera, diciamo i casati principeschi, che poi forse tu se non ricordo male ne parli anche nelle tre corone. E noi abbiamo visto che proprio un personaggio oscuro è Orsini. E come la vedi su questa cosa? Ma le, le, le famiglie de, le cosiddette della nobiltà nera no? che sì. vengono principalmente da Venezia ma anche da Genova. Sono insomma ben documentate, ci sono moltissimi attori anche in America che parlano di queste cose qui. Sì, certo, ci sono tutte queste famiglie qui. Ora, allora, poi su Orsini, in, in particolare, specifico, non mi sono soffermato perché sinceramente non ho avuto tempo di approfondire quell'argomento. Ne so appunto così in termini molto, molto generici, ma è chiaro che alcune. Proprio alcune decisioni importantissime pensiamo ai francescani no l'ordine francescani dei gesuiti sono state prese a, a, a venezia a venezia dalla, dalla 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 nobiltà nera dalle famiglie della nobiltà nera franco collins non, è, non, non fa nessun nome però da questa indicazione teniamo presente che lui è abbastanza affidabile quando parla di gesuiti perché lo zio riveste ancora oggi ancora vivo una posizione preeminente all'interno del Vaticano, e da quello che ho capito io lui e la sua fonte, no? Cioè lo zio, è la fonte. E ecco, ti do questa risposta qui: ecco, su Venezia, è stata nel momento cruciale del 1200, è stato quasi il centro del mondo, dal punto di vista ehm, dei commerci, degli scambi culturali e quindi insomma è stata forse Venezia è stata un po' sottovalutata ecco anche dal, dal punto di vista storico bisognerebbe leggere alcuni autori americani ho letto qualcosa che, che, che dicono che insomma Venezia ha addirittura determinato tutte le evoluzioni successive perché eh, alla fine dell'impero romano sostanzialmente molte famiglie si sono spostate a Venezia queste cose no, non ci sono nei libri di storia. E da lì poi sono ripartite infatti tutti i commerci senza problemi, cioè ci sono, sono confluiti a Venezia eh, molti soldi, molti, molti soldi, che poi, da Venezia, che poi da Venezia molti banchieri, mi sembra di, 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 di ricordare, ehm, sono, si sono poi trasferiti a Francoforte. Sono, si sono naturalizzati eh, tedeschi e poi da Francoforte sono andati ad Amsterdam e eh, lì anche lì non, mh, nella storia non c'è scritto, ma hanno fondato eh, prima della Banca d'Inghilterra i, i, i banchieri tedeschi, ma anche quelli un po' svedesi e francesi, con i Rothschild, a un certo punto hanno creato la Banca d'Olanda e quindi lì è partito tutto l'impero eh, delle, delle colonie olandesi che sono state fortissime per un certo periodo e anche qui nei libri di storia non se ne parla quasi mai, no? si parla di quello spagnolo, di quello italiano, di, scusate, di quello inglese, un po' di quello francese in epoca più recente, però non si, no, non si dice che l'impero, eh, eh, la compagnia delle Indie eh, controllate dalla corona eh, olandese è, è, sembra nella storia, secondo... Um, Franco Collins la compagnia che ha guadagnato di più, pensa un po' te nel, nel, nell'arco del 1300-1400 ecco. quindi ritornando a, alla tua domanda eh, mh, sono state sicuramente molto 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 importanti e molti di loro erano anche famiglie ebraiche non c'è niente di male insomma. apro una parentesi apro una parentesi a dire che Ovviamente quello che c'è scritto in, in questa tua ricerca, diciamo, loro era, parlavano molto dell'America, ma notiamo che poi è effettuato in tutto il mondo questi tipi di cambiamento o questi tipi di progetti, perché se non, vedo, non ho, capito, se ho capito bene, proprio il tuo volume parla di questi personaggi che, che dicono che il cambiamento sarebbe venuto in America, ma noi notiamo che non è venuto solamente in America, ma diciamo quasi in tutto il mondo e poi tra l'altro confermo quello che tu hai detto perché tempo fa mi è capitato tra le mani un articolo di Orazio di Alba Mediterranea che proprio parlava della grande crisi economica avvenuta fra il 1300 e il 1400 proprio dai grandi banchieri veneziani insomma quindi diciamo tutto torna un po' su quel che hai detto senti, eh, ci puoi parlare del punto 11 e 12 sovrappopolamento e controllo della popolazione? Sì allora, il sovrappopolamento è diciamo un po' l'argomento del giorno, no? Se si vuole metterla in questa maniera qui, perché purtroppo quello che assistiamo ad oggi è in relazione a uh, questo progetto che loro hanno di riduzione della popolazione mondiale. Ripeto, io mi scuso se c'è qualcuno all'ascolto. Eh, che, che è sensibile, che è particolarmente sensibile a questi argomenti, ma io vi dico quello che dicono loro. Eh? Quindi, questo si chiama un progetto di eugenetica. E sin dagli anni 60-70, ma probabilmente anche prima, loro avevano fatto due calcoli e avevano capito che se non avessero posto rimedio uh, a questo programma, sarebbe, saremmo insomma, diciamo, un pianeta sarebbe andato incontro a dei grossi, grossi problemi. Quindi ehm, posso dire il questo è un argomento che poi ho ritratto anche il famoso Gio 7 nel quale Rosa crociani nel quale si ripresenta questo problema. Quindi gli interventi furono molti di lo furono, per esempio, in Cina limitarono si, insomma, si limitò per legge diciamo così, il numero dei, dei figli ad uno no? e qui l'idea che, diciamo che, che lui ha diciamo che, lui, che lui ha anche sostenuto è che dice beh noi non possiamo essere negligenti e mettere al mondo figli così Bisogna essere responsabili, tutto questo punto di vista posso anche essere d'accordo con lui, no? Cioè dice, quando si pensa all'accoppiamento, alla sessualità e automaticamente anche alla procreazione bisogna essere responsabili, non è che una famiglia che non si può permettere nemmeno un figlio poi si ritrova con 4-5 o 5 figli perché questi 4-5 o 5 figli no, e questo non è giusto. Quindi, lui ha detto che i bambini, al massimo, le famiglie dovrebbero avere nella media due bambini a testa, con una famiglia su 10, può avere tre bambini. Questo è quello che dice lui. E quindi poi c'è anche tutto il discorso relativo alla um, prevenzione. Eh, alla sessualità e alla prevenzione con per esempio l'inserimento nella, nel, 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 nella scuola a partire da, dalle classi anche elementari ma soprattutto medie del, de, di, una, di quella che si chiama educazione sessuale che prevede per esempio l'uso di profilattici eh, un pochino di nozioni sulla sessualità e naturalmente l'autore Dunegan fa un commento e dice: Ma io ho sentito queste cose qui, io non ci credevo perché io posso immaginare i, 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 miei, i miei insegnanti a fare delle cose del genere, ma hanno una mentalità che non la faranno mai una cosa del genere. Invece, negli anni '70, credere o non credere, piano piano le scuole in America introdussero tutte queste cose qui. Quindi i profilattici non venivano più eh, venduti come venivano venduti prima, si crearono queste macchine no, dove potevano, uno poteva andare e comprarseli in privato senza farsi vedere, e si introdusse l'educazione sessuale, il sesso doveva essere libero, doveva, eh, doveva essere accettato come cosa piacevole che tutti dovevano fare, però tenendo presente il discorso della creazione. Quindi. Tra l'altro questo che è appena detto diciamo, si rifà anche al punto 13, 14, 15 della prima parte dei nuovi Barberi quindi per gli ascoltatori che poi vogliono andare a approfondire di cosa si parla può andare a vedere a questi punti che ho appena detto dove c'è scritto eh, quello che ha appena accennato Massimo Senti Massimo, io andare, visto che adesso proprio in questi punti diciamo è il clou perché è poi è quello che tutto è successo se tu volevi cominciare a parlare elencando dal punto 16 fino alla fine della prima parte, che se non erro è il 48, poi magari io faccio dei piccoli interventi se mi escono fuori domande. Però vorrei che tu elencassi tutti questi punti perché e qui nasce l'importante. Perché vediamo che questi punti è proprio il cambiamento che loro si sono previsti ed è quello che è realmente è accaduto, e quello che abbiamo visto. Quindi non parliamo di fantascienza, ma di quello che realmente è accaduto. Quindi, se, ci, se ti va di cominciare a elencarli uno per uno e parlarne. Fino alla fine della prima parte, poi... sì, sì, sì le, le elenco velocemente. Quindi, sì, sì, sì. parliamo dell'aborto. Ci fu l'inserimento nel 69 della legge sull'aborto. Eh, sulla, sulla omosessualità si dice che il sesso deve essere libero, quindi non ci devono essere più tabù se uno omosessuale non deve avere più uh, un problema. Diciamo a, a, a mostrarli e eh, mostrarlo in pubblico. L'abbigliamento dovrà essere molto più libero, no? immaginiamo le gonne corte. Vi ricordate, la minigonna, tutte queste cose qui furono inserite proprio per in maniera anche provocatoria all'epoca, sempre collegata all'uso delle droghe, eh? ricordiamoci, sono cose che fanno un po' tutte parte della New Age, queste possono eh? queste state inserite in questi anni qui. Poi ci fu il discorso della fecondazione in vitro, eh, la famiglia dice che non sarà più strategica come eh, è adesso, le persone vivranno da sole, tante volte vivranno in compagnia ma non sarà più così importante, infatti hanno lavorato moltissimo, soprattutto negli ultimi, secondo me, 20 anni, proprio per di distruggere la famiglia. Eh, L'eutanasia, eh, eh, tutti hanno diritto di vivere a lungo, ma quando poi eh, gli anziani arrivano a un certo punto e non sono più utili per la società, eh, devono mettersi da parte, devono prendere una bella pillolina. Um, e, e praticamente poi una bella festa, no? facciamo tutti una bella festa, una bella cerimonia, li ringraziamo, poi prendono una pillolina e ciao, ciao. La sanità subirà dei grossi cambiamenti, e gli, ospedali e, e gli, gli ospedali avranno tutti i sistemi di sicurezza per entrare e uscire dagli ospedali, eh, ma addirittura potrebbero essere anche convertiti in prigioni e anche la stessa tutta la diciamo la sanità non sarà una sanità pubblica, ma sarà una società, una sanità privata, infatti è così in America, collegata con le assicurazioni. Se te hai le assicurazioni, una buona assicurazione sanitaria ehm, Puoi eh, contare su un servizio decente, non di ottima qualità, eh? dico decente perché io so come funziona. E se non hai una polizza sanitaria, devi andare a tuo rischio e pericolo. In questo caso, qui non paghi niente. però naturalmente sei considerato insomma, un, un povero. E quindi mh, ti becchi, becchi quello che puoi che, 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 che ti puoi aspettare, insomma, da, da un servizio molto, molto scadente. E poi c'è la sicurezza, come abbiamo detto, per entrare o uscire con l'inserimento di un ID che sarebbe la carta d'identità americana, che in linea di massima è la patente. Eh? Quando si dice un ID in America, mostra l'ID, si mostra la patente. Quella vale come anche come carta d'identità. Ho già detto che gli ospedali saranno, potranno anche funzionare come carceri, erano previste anche questa. La professione medica cambierà molto e il medico con mia grande sorpresa lui dice il medico potrà dovrà abituarsi a fare iniezioni letali eh? quindi quello che sta succedendo oggi a me dispiace l'ho scritto con rammarico ma l'ho dovuto scrivere anche nel libro è veramente non so, è trovata la parola insomma diciamo che lui aveva già il dottor Dea aveva già previsto che i medici, il personale sanitario a un certo punto avranno dovuto fare delle cose e forse quello che è successo negli ospedali in questi ultimi mesi conferma quello che dice lui, che appunto ha sostenuto lui. Eh, ci saranno delle nuove malattie. Le nuove malattie, dice il dottor Dunega, quando mi ha detto di queste cose qui, lì per lì non ho capito. Poi, dopo anni dopo è venuto fuori l'AIDS e allora mi sono ricordato di quello che aveva detto lui sulle nuove malattie. Quindi lui dice, il dottor Dunega, non è che poi queste nuove malattie le abbiano create loro apposta, punto interrogativo. I tumori, i tumori eh, dice già negli anni 70, dice il dottor Day, siamo in grado di curare quasi tutti i tumori. Però i tumori, le, queste varie terapie eh, sono conservate all'Istituto Rockefeller a New York, però per il momento sono nel cassetto e non hanno nessuna intenzione... Di eh, renderle pubbliche il cancro è un grande business, come si sa. e eh, il, tutta la, la sanità e il servizio. In questo caso, al malato dovrà avvertire più sul comfort, no? Più sul il servizio, la qualità del servizio. Quando vai sei malato con la carrozzina, una cosa e quell'altra, piuttosto che sulla cura in sé: gli attacchi di cuore. Numero 29, attacchi se di mi cuore, mi, prego. Se mi permetti, proprio su questo quad del cancro vorrei fare una nota eh, che proprio mh, conferma questo che tu hai detto, eh, ricordando la storia del dottor Emmer, che praticamente lui sì. aveva trovato varie soluzioni per la cura del cancro, alla fine gli hanno fatto fare una brutta fine, gli hanno ammazzato il figlio, una scusante di battuta di caccia da, dal monarca erede del trono italiano ci fu anche un'indagine, fu anche sotto arresto e tra l'altro poi venne rinchiuso come Ezra Pound in un manicomio. Quindi chi vuole approfondire, se andasse a vedere chi è stato e chi era il dottor Hammer. Ma, ma non è l'unico, eh? Ci sono stati sì. tanti medici che hanno fatto quella fine lì, purtroppo, eh? Sì, no, beh, io quello che Molto. conosco di più, poi, ecco, sì, sì. proprio come tu hai detto, ultimamente, nelle varie chat vengono fuori questi articoli dove proprio si parla che anche l'AIDS è stata una cosa pilotata, cioè... Stanno uscendo un po' di articoli sparsi e conferma tutto questo che tu hai detto, perché poi vediamo le cose che tu hai detto, Elencato, eh, fino a poco tempo fa non le diceva nessuno. Quindi, diciamo, sei stato il pioniere su YouTube <ride> di aver tirato fuori questi argomenti. Prego. Allora, di sì, eh, dice che per quello che riguarda gli attacchi di cuore, siamo già in grado di simulare un vero attacco di cuore e nemmeno un patologo molto esperto è in grado uh, di vedere che è un attacco simulato, cioè che è stata una cosa causata eh, da qualche tecnologia. E, ecco, dice questa cosa. Poi nutrizione e esercizio fisico. Uh, lui dice che uh, coloro che non si prendono cura di se stessi, che non fanno attività fisica, che non curano il corpo, che mangiano male e mi viene in mente il fast food, no, ci viene in mente il fast food in America che effettivamente gli americani sono in sono destinati a morire. Lo dice in maniera chiara. De sono sono considerati dei derelitti già all'epoca erano considerati dei soggetti dei mangiatori inutili poi io ne parlo proprio oggi ho finito il capitolo 9 e ho inserito un articolo di un autore che parla proprio dei mangiatori inutili eh? parlo proprio una cosa collegata a quello che stiamo dicendo in questo momento qui quindi lui parla del fast food e ripete chi è troppo pigro per fare ginnastica e che è inconsapevole mangia per mangiare non merita di vivere, lo dice in maniera molto, molto chiara. Eh, loro, al punto successivo al 32, si parla di evoluzione. Eh, eh, spingeranno la uh, pubertà precoce nelle bambine attraverso l'uso di ormoni nel latte, sappiamo no? queste cose qui, e, e, e loro vogliono proprio uh, spingere l'evoluzione più velocemente possibile nella direzione eh, da loro voluta. Eh, cioè indirizzano proprio, capito, queste cose secondo dove loro vogliono andare. La religione, disse, la religione in sé non è una cosa cattiva. Eh, molte persone hanno bisogno della fede e quelle non sono un problema, eh, ma le religioni principali dovranno cambiare, sarà creata un, una chiesa unica. Soprattutto la Chiesa da battere ovviamente, è la Chiesa Cattolica romana, ma la cosa uh, più sorprendente, è quella che dice appunto a un certo punto è che le chiese la stanno già lavorando con noi per facilitare questo cambiamento, prego. Anche su questo faccio un altro piccolo nota che vediamo chi vuole andare a approfondire proprio su questo tema della regione. Si vada a vedere, insomma, il Concilio Vaticano II, venuto nel 1918. 1900... 65-67 se non erro, e che proprio questo cambiamento dal diciamo, cristianesimo tradizionale a quello modernista è avvenuto proprio per mano di Montini, classificato da molti un demonio sceso in terra, Pacelli e via dicendo e tutti gli altri successivi hanno fatto i danni enormi e soprattutto Papa Voetila, dicono che è stato quello proprio eh, il peggiore, proprio quello che ha buttato la fase finale e dopo è venuto Bergoglio, quindi... Chi vuole approfondire, se andasse a vedere un po' di studi sul, sul Concilio Vaticano II. Sì, confermo quello che dice il 100%. Allora, eh, poi la ma Bibbia. Guarda, io personalmente. sarà in parte riscritta, eh? Guarda, ti posso dire un'esperienza personale, perché io adesso un po' meno, ma da molti anni frequentavo, diciamo, chiese tradizionaliste e rito latino. E tra cui un ordine che loro si definiscono sede vacantisti, cioè non accettano la autorità papale dal 65 ad oggi e quindi ascoltando loro le loro conferenze e tutto quanto proprio vediamo che nei rituali della messa e nella bibbia è stato cambiato tutto, loro dicono in sfregio a Cristo, quindi proprio la semplice funzione di dire la messa ci sono vari rituali in quella tradizione è che rispetta l'elevazione a Dio a Cristo Cosa che quella moderna è tutta differente, è proprio anche la posizione dove è il prete, l'inchinarsi davanti all'altare, rivolgere le spalle diciamo, ai fedeli, cioè tante piccole cose che proprio eh, diciamo sono il fulcro del rituale. Quindi io queste cose le ho ben notate, perché poi per causa dei matrimoni mi è capitato di andare in queste messe moderne, e beh, vediamo che è tutta un'altra pasta di sacerdoti questi moderni sembrano che stanno facendo proprio un'assemblea un una, una riunione, non è un rito eh, lo si vede proprio ma anche dalla spiritualità del prete stesso, poi chi voglia crederci, chi crede nella religione ovviamente eh, ognuno è, è libero può pensare quello che vuole ma io nello specifico vedo proprio la netta differenza tra il tradizionale e il modernismo ma un, un abisso enorme a livello rituale proprio di sacralità e, che posso aggiungere eh, tra l'altro, questi preti che io frequento eh, non sono sconsacrati perché hanno un vescovo francese, quindi loro sono molto ben radicati. Loro stanno a Verrua Savoia su nel nord Italia, vicino Casale Monferrato, hanno un convento. E diciamo si autogestiscono: non, non gli, la, il Vaticano non gli dà le chiese, quindi loro dicono messa negli oratori dove hanno messo a disposizione i fedeli. Quindi loro ogni domenica girano tutta Italia a spese loro poi con le offerte. E perché? Perché il Vaticano sa che sono una spina nel fianco, soprattutto anche perché sono sete vacantisti, a differenza delle freviani, che le freviani è la stessa cosa, ma però accettano la papale e a loro gli vengono date le chiese, questo è un po' quello che io so per aver frequentato prego Massimo evidentemente i primi non vogliono pagare i secondi pagano capito? Sì. come funziona? sembra così eh? La chiesa, non è che ti danno l'autorizzazione di, di fare messa se te non paghi le tasse, perché è una licenza per fare la messa, tenere la messa, il prete deve essere una persona che ha un, una licenza per poterla fare, no? altrimenti non la fanno mica fare a tutti. Sì, funziona così. Andiamo avanti. Allora di, eh, 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 si diceva che l'intervento, diciamo, cioè, ci sarà questa collaborazione tra Chiesa. E nuovo ordine mondiale, la chiesa è stata diciamo infiltrata. Io sono questo quello dice lui. Eh? Diciamo sì, ultimamente è stata sicuramente. infiltrata eh, Questi insider hanno poi, come dicevi anche te, eh, lavorato per il Concilio Vaticano II e poi hanno continuato a lavorare. Hanno addomesticato. Insomma, diciamo la, il, il nocciolo duro no? che si poteva pensare una volta es esisteva. Uh, all'interno della Chiesa, l'hanno addomesticata e così che poi a un certo punto questi saranno favorevoli al cambiamento e si, si allineranno e collaboreranno a che questa venga. Uh, parentesi, come faranno a convincere, boh, quanti sono, due o tre eh, miliardi eh, di, di musulmani io questo non, non, non l'ho capito perché conoscendo un pochino la mentalità dei musulmani questi no, no, non li toccare Maometto, perché quelli ti ammazzano eh? cioè se te non, no, no, non li fai nulla loro sono secondo me molto pacifici e più pacifici di noi ma come si sa non, non li tocca le cose sacre loro perché questi proprio ti rispondono picche quindi sono molto curioso di vedere quello che metteranno insieme l'unica possibilità e eh, concludo su questo punto è che il vero Dio il, la vera, il, vero, il vero profeta diventerà Maometto cioè noi siamo certamente pronti no, a sposare Maometto, tanto a noi chi ce ne frega ormai ce ne frega più niente a nessuno diciamoci le cose come sono e quindi l'unica possibilità che io vedo è che ci sia una, una riconversione di tutto il mondo cristiano un, po', un pochino meno con tutte le varie chiese in quella direzione lì, perché altrimenti la chiesa vale. unica mondiale che vogliono fare, secondo me sarà un grande fallimento. Prego. Posso fare una mia riflessione, insomma, che anche certo. molti amici concordano. Io personalmente ammiro i musulmani, essendo anche cristiano, perché comunque loro hanno proprio quella fede, hanno quella forza di andare avanti, proprio quadrati e non ascolto a niente nessuno, cioè rispettano proprio il loro credo, cosa che ci vuole mancare a noi. E quindi io, da come la vedo io, loro vinceranno perché hanno la vera fede, hanno la vera passione. Ciò che è, è stata distrutta verso il cristianesimo, che era una volta, e loro se oggi giorno li metti a paragone, che gli vuoi dire? Sono proprio fedeli alla lettera e, e hanno poi, eh, lo vedo proprio eh, per loro è quello e basta nel senso, non, non, non ci stanno altre cose. Cioè, hanno un rispetto verso la religione non indifferente, quindi, io, da una parte li ammiro. Sì, sì, sono perfettamente d'accordo con quello che dici. Purtroppo... Hanno un delle problema, basi solide. Il di problema di connessione, ti basti dire che esiste un Corano, un Corano nel corso dei, dei, dei millenni si può dire, è rimasto un Corano e sempre quello. E hanno dovuto fare una discussione di decine e decine di anni nel momento in cui qualcuno ha pensato bene di tradurlo, perché non si poteva neanche cambiare una virgola nel Corano. Quindi se c'è un testo sacro con tutto il rispetto che dobbiamo avere per la Bibbia, quello è sacro, perché sacro è anche inviolabile, vuol dire, no? Intoccabile, inviolabile. Ecco, quello non è mai stato cambiato nel corso di quanti? 1200 anni? Una cosa di questo tipo. Allora, poi lui parla che ci sarà la manipolazione, come ho detto, della Bibbia in parte e anche dei classici, cioè i classici saranno piano piano rivisitati, rivisti in alcuni punti, lui fa l'esempio di Mark Twain massone illuminato anche lui, eh? um, alto grado all'interno della massoneria, credo scozzese, e, e, e che l'istruzione, poi il punto successivo parla dell'istruzione al 37 punto, dice i bambini passeranno più tempo nelle scuole ma non impareranno nulla. E lui qua distingue i bambini di famiglie ricche dai bambini di famiglie povere, cioè i bambini di famiglie ricche e o, o diciamo un pochino più svegli e più intelligenti, allora si sì, sarà data la possibilità di, eh, di, di andare avanti e eh, di, 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 di avere le motivazioni e, e anche il supporto economico per andare avanti e per studiare. Ma per quelli che non. Ehm, sono svogliati o che sono di famiglie povere, per loro non ci sarà nessuna, nessuna possibilità. La scuola sarà com molto competitiva, quindi, appunto, andranno avanti soltanto quelli che dimostrano intelligenza e competenza e non i fannulloni. Questo in due parole dice questa cosa qui. Si an andrà sì, dimmi. Vai, vai, se finisci questo tema dell'istruzione poi faccio un piccolo intervento. Sì, finisco, arrivo, credo di essere quasi alla fine e poi magari facciamo un commento. Andiamo verso la computerizzazione e quindi purtroppo tutte le persone anziane no? che fanno fatica a capire, adattarsi a queste cose qui, saranno fuori dal sistema. Attività extrascolastiche saranno, faranno comunque parte del curriculum scolastico saranno incentivate, i ragazzi dovranno avere delle ottime dei ottimi voti per quello che riguarda la, la scuola, gli studi, ma anche per le attività estrascolastiche. Ci sarà proprio anche un supporto psichiatrico per coloro che hanno difficoltà nello studio è già previsto questa cosa qui. Ci sarà un continuo aggiornamento, l'aggiornamento un po' in tutti i settori, a tutti i livelli, a tutte le tasse ci sarà un aggiornamento continuo perché con l'inserimento della tecnologia naturalmente dobbiamo si sa anche noi, no? come vedi, stare sempre imparare, 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 così no, stare al passo coi tempi. Alcuni libri, libri indesiderati al punto 42 spariranno. Cioè alcuni libri, quelli libri che a un certo punto erano so, stati prodotti e che dicevano certe cose, saranno oh, proprio rubati dalle librerie e dalle biblioteche in particolare e nessuno ne saprà più niente. Saranno inserite eh, le lotterie e il gioco d'azzardo, perché mentre prima tutti questi eh, sistemi erano in parte illegali, eh, erano insomma fatti in maniera clandestina. Eh? dopo eh, nel corso degli anni in america sono state ehm, eh, regolamentate diciamo così eh? Eh. beh c'è un problema di, eh? di di connessione o ci siamo ma guarda siamo, proprio vero? pochi secondi vai avanti Benissimo. E, e poi è un, po un articolo, una cosa interessante è questa qui, quando si parla al punto 44 dell'antitrust e della concorrenza. Allora questo ve lo leggo perché è una cosa uh, molto particolare, dice no, non ricordo i dettagli, dice il dottor Dunega, ma infatti poco dopo le leggi sull'antitrust cambiarono. Le leggi Vennero modificate, interpretate diversamente o entrambe. In un certo senso la libera concorrenza del mercato sarebbe aumentata, ma questo solo apparentemente in realtà sarebbe stata sotto controllo. Quindi non è una vera e libera competizione, ma come un gioco tra membri di uno stesso club e che ciascuno. Al di fuori dello stesso sarebbe stato in grado di entrare e competere lealmente, un po' come se le squadre che competono all'interno dell'FNL, che è la Lega di pallacanestra Americana, o le leghe di baseball nazionali gareggiassero e, e, e dessero spettacolo, ma gli alti livelli fossero tutti d'accordo su chi vince e perde. In una competizione con esito predeterminato a tavolino, ecco, quando ho letto questa cosa qui, sorpreso. Poi allora, siccome parlavamo di concorrenza e antitrust, qui io, io ho inserito come commento mio uno studio che io ritengo molto importante che si chiama The Network of Global Corporate Control, eh, pubblicato nel 2011, dalla rivista Plus One. Secondo questo studio si conferma che il 70-75% dell'economia mondiale è già controllata da una sola compagnia. Io qui ipotizzo, non lo so, eh? dico agli ascoltatori che non ne sono certo, ipotizzo che si tratti... Della, for della famosa City of London Corporation della City di Londra della quale abbiamo credo anche parlato brevemente la volta scorsa e che io analizzerò poi nel capitolo 3 in maniera più dettagliata eh, che il dottor Day nel 66 sapesse già <ride> dell'evoluzione di una cosa di questo tipo eh, fra l'altro questo studio è stato fatto è stato pubblicato all'Università di Zurigo da due eh, eh, da, tre, da tre ricercatori, due italiani, la signora Vitali e il signor Battiston che io ho ripetutamente contattato attraverso le mail, ma che purtroppo non mi hanno mai eh, risposto. Avrei avuto piacere di fare una chiacchierata con loro per verificare no? i dettagli e insomma le curiosità che loro avevano trovato io qui metto naturalmente sempre il link eh, quando ci do queste cose droghe ci sarà uno sviluppo esponenziale esponenziale dell'uso di tutte le droghe ehm, quello che si è visto nel corso degli ultimi 40 50 anni è sotto gli occhi di tutti è inutile che mi dilunghi stesso discorso per l'alcol eh? E, e poi lui dice, l'ultimo dice una cosa curiosa che però deve far riflettere anche questa qui. Al punto 47, che chiude la prima parte, dice, non tutti saranno liberi di viaggiare come si fa oggi negli Stati Uniti. Le persone non hanno bisogno di viaggiare in quel modo. Viaggiare sarà un privilegio. Quindi a me mi viene naturalmente in mente il Green Pass questo punto. Eh, ti ho mandato un messaggio ieri se ben ti ricordi no? Sì. Lo vuoi leggere sì, sì. insomma di che cosa si tratta la testimonianza e vediamo effettivamente che a questo punto né più né di meno. Sì sì Pre sì poi io ne faccio una, una breve eh, un, un breve eh, intermezzo chiamiamo così in cui parlo del Lord ab caos e non so se c'è tempo adesso però ricordo l'invenzione di questo motto risale al 1 febbraio del 1802 ed è da attribuire al consiglio supremo del rito scozzese antico accettato a charleston carolina del sud quindi faccio notare che non si parla del del posso dire dei vertici della del, delle logge del rito scozzese no? che poi fanno comunque tutte capo al, a londra eh? a londra ma si parla dei consigli supremi che io tratterò nel capitolo 4 e di cui nessuno nessuno ha mai parlato in italia si sono parlate di altre logge nuove di, di altri old, gruppi nuovi ora allora non li menziono perché non voglio creare polemiche inutili che io però non ho mai Letto, non ho mai incontrato nel, nel corso delle mie letture, ma non si parla quasi mai del Consiglio Supremi che invece esistono esistono a tutt'oggi e sono stati fondati nel 1820-1840, correggo, da, da Albert Pike e da Giuseppe Mazzini, di cui sono stati loro i fondatori, gli ideatori e soprattutto Giuseppe Mazzini è stato probabilmente uno dei più grandi illuminati di sempre a livello organizzativo è stato un vero e proprio genio, le lo devo riconoscere, ne parleremo poi successivamente. Uh, vabbè, qui poi parlo, faccio un inserimento su un testo di Secret Destiny of America di uno dei miei autori preferiti che si chiama Manny P. Hall, un grandissimo personaggio uh, che io ho citato diverse volte nel corso del... Del, 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 della nella, nella trilogia e che addirittura uh, se si legge con un po' di attenzione perché questi personaggi alcune cose non te le possono dire in maniera diretta capito? te, le, te la buttano lì qui te devi stare attento attento quando leggi poi si tratta anche di tradurre dall'inglese all'italiano qualche volta si perdono le cose però leggendo in inglese si capisce bene che addirittura eh, eh eh, la massoneria si può fare gli ordini massonici segreti, no questi ordini segreti, chiamiamoli così, si possono oh, uh, uh, far partire addirittura dai dionisiaci provenienti dalla Grecia ma anche probabilmente prima da Babilonia, eh? che sono poi passati in Grecia, poi sono passati eh, in Egitto e poi sono arrivati a Roma dove venivano chiamati collegiali. Pensa un po' da dove deriva la parola collegi, dove si va a studiare in origine. Erano tutti circoli gestiti da iniziati. Chissà se ancora oggi sono gestiti da loro e non lo so io. Questo eh beh, però è molto, molto, molto interessante. Probabilmente, e come tutti gli Atenei, diciamo, Ecco, ecco. E questi ordini, l'ordine che lui menziona, si chiamavano ordini in generale della ricerca, perché non dimentichiamo che loro lavorano da secoli su quello che chiamano la grande opera, che è rappresentata da questa benedetta piramide tronca che loro vogliono finire. Quindi la grande opera ha come obiettivo finale il perfezionamento dell'uomo eh, nella ricerca di Dio e della divinità. Questo è tutto il lavoro che stanno facendo loro, che è un lavoro, chiamiamolo così, spirituale di perfezionamento, che magari non tutti faranno, eh, però agli alti livelli loro lavorano anche su queste cose qui. Poi c'è la seconda parte, non, non so se c'è tempo e mi fai delle domande, magari. No, se tu vuoi fare pure qui una, un rapido, una rapida lettura dei punti più essenziali, così almeno poi la prossima puntata sì. andiamo sui protocolli. Sì, sì, sì. Tanto sì, una anche buona mezz'ora che... ce l'abbiamo anche più. Ah, ce Ah, benissimo, mi, mi, mi metti... <ride> Sto più tranquilla adesso perché... Allora, benissimo, allora abbiamo un po' di tempo. Oh, la seconda parte... Perché prima che, inter... prima che inizi, sì. volevo fare sempre una nota per quanto riguardava prima il punto dell'istruzione. Quindi io penso che molte testimonianze potrebbero confermare quanto avvenuto sull'istruzione perché vediamo che proprio sia dalle elementari medie ma anche più su, vediamo che proprio loro inducono a un indottrinamento di servilismo, cioè se tu non fai quello che dice il professore, se non dici le cose giuste da programma, o gli vieni messo un cattivo o, no, o vieni perseguitato. E io personalmente ho un'esperienza di miei figli che tra l'altro proprio ieri mi ricordava perché stavamo chiacchierando il più del meno ha avuto più episodi di questo genere perché lei non voleva parlare male di certi argomenti che adesso non entro in merito. Il professore l'ha messa sott'occhio e gli dava sempre brutti voti. Infatti, mia moglie ci andò più volte a parlare. C'era anche un'altra insegnante presente. Ha detto: Sì, effettivamente Valeria è andata bene, ma purtroppo non so perché gli ha messo il cattivo voto. Perché comunque, a livello storico, eh, gli ha risposto con alcune domande perché eh, grazie a me che qualcosa sapevo e quello la cominciato a vedere male, perché non era verso la dottrina che voleva che andassi, E quindi da lì, cattivi voti a go-go, senza, senza minimo ritegno. Quindi vediamo che loro ti abituano al futuro, ad essere servili, a non farti domande, a rispettare le leggi che loro poi promuoveranno, soprattutto nel lavoro, che poi possono essere anche in politica. E ci rifacciamo che poi, adesso non ricordo qual è il punto, ma penso che lo vedremo più avanti, che proprio personaggi vengono costruiti sì, da bambini ideologicamente indottrinati perché poi verranno messi in certi punti istituzionali dove loro poi faranno e si pensano di fare del bene, ma effettivamente fanno il male perché sono stati indottrinati a quell'ideologia malsana. Questo è un po' la nota dell'esperienza, ma penso che molti genitori possono confermare queste esperienze dei propri figli quando non, non stanno a certi diktat scolastici. Questo è quanto, puoi andare avanti? Sì, sì. Sì, sì, no, eh, insomma, eh, questo fa parte della trasformazione eh, che loro hanno voluto della scuola, no? Addirittura questo processo è, è nato in America negli anni 50-60 e c'è stata un'autrice molto importante che io però purtroppo non ho avuto tempo di, di presentare ha Fatto un lavoro molto importante eh, sulla scuola e Bones eh, insieme proprio a Anthony Sutton. E lei spiega, ne, ne, nel suo libro, c'è un libro famoso che ha scritto. Spiega proprio tutte le cose, che lei lavorava per la scuola. No, quindi si rendeva conto che c'erano certe cose che non andavano di nella direzione giusta. E lui e lei spiega proprio che c'è stato, in particolare, questo signore che si chiamava Wunde. Che Veniva tanto per cambiare anche lui dalla Germania e che faceva parte che e, e era un, anche lui un illuminato sostanzialmente, che era quello che doveva appunto trasformare tutta l'educazione in America. E infatti, quando poi il progetto è finito, nel, nel corso degli anni '70, la vera educazione americana, che per certi aspetti prima la scuola era abbastanza buona in America, è svanita. È svanita. I ragazzi vanno a scuola, è diventata la scuola del del quiz, no? come un po' adesso, no? e però non c'è un vero approfondimento, non c'è un'analisi, solo una, 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 una scuola nozionistica, ma anche queste cose qui sono state finanziate, devo dire a malincuore, dalle fondazioni, dalle famose fondazioni americane, la fondazione Ford, la fondazione Rockefeller, la, la, la fondazione Carnegie. Che eh, hanno questa eh, possibilità di raccogliere eh, enormi quantità di denaro che vengono oh, donati perché sono esentasse. Sai, quando te vuoi, vuoi fai una donazione, te quello che doni, come succede anche in Italia, un po' da tutte le parti, te lo deduci dalla dichiarazione dei redditi. Quindi queste fondazioni hanno enormi quantità di soldi e invece di utilizzarle per il bene. E per fare educazione per migliorare la scuola in questo caso purtroppo l'hanno utilizzati per distruggerla che dire andiamo così. al punto 48 della seconda parte parla un po dell'ambiente e dice che molte persone sì e dice che molte persone eh, si troveranno in difficoltà a, 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 diciamo, a visitare luoghi eh, antichi magari, cioè mh, luoghi in cui sono cresciuti e vedranno che gli ambienti sono completamente cambiati e, e quello scopo è quello nell nel, nella società è quello di creare una giungla lui dice lo scopo è quello di creare una giungla un'atmosfera un depressa per i non idonei Ecco, quindi quando viene, mi viene in mente la situazione che stiamo vivendo oggi, a me mi vengono in mente quelle parole che dice il dottor Day. Viviamo, dobbiamo renderci conto, che viviamo come in una giungla in cui soltanto i più preparati, i più idonei sopravviveranno. Poi i sabotaggi inizieranno, diciamo, dice lui, una serie di sabotaggi a carico di varie strutture. Eh, possono essere ponti, possono essere edifici e questi edifici, questi ponti a un certo punto crolleranno, rischieranno di cro crollare e tutto questo fa parte di un disegno previsto. Beh, anche qui vediamo che è tutto avvenuto. Fa un'affermazione sorprendente, dice pensiamo di poter limitare, lui dice pensiamo noi di poter limitare efficacemente il crimine nelle aree povere in modo che non si diffondano più tanto in quelle ricche, cioè dice noi possiamo indirizzare i delinquenti nelle aree ricche piuttosto che in quelle povere viceversa, la sostanza vuol dire questo, cioè in, riescono a indirizzare anche delle de delinquenze, come se delinquenti, come se queste organizzazioni criminali in un certo senso lavorassero per loro. Uh, sarà poi rompa. più necessario Sultimi proprio perla proprio sono avvenuti del... entrambi. Sì. Sì, sì, sì certo. Diciamo i ponti hanno cominciato a crollare, la delinquenza vediamo proprio specialmente negli anni Fine 70-80, come certe cose venivano promosse o comunque pilotate dai servizi segreti, diciamo italiani e americani in Italia. Quindi, sai bene a chi mi riferisco, a quale organizzazione, sì. Malavita. Prego. Sì. Naturalmente ci sarà un incremento con la tecnologia disponibile, quindi telecamere, come sta succedendo oggi, e la finalità di queste telecamere, e questa te lo te lo dico io, non sarà solo quello di controllare in quel momento no, la casa in sé, ma di controllare noi, no? di controllare quello che facciamo. Quindi si mette camera tutte le parti, così siamo, siamo monitorati 24 ore al giorno. Uh, la sicurezza dice sarà garantita nelle zone ricche eh, grazie a sistemi d'allarme eccetera ma naturalmente non sarà garantita in quelle povere eh, ehm, dice vedi eh, la nostra eh, dice il dottor Dunega sembra che volesse dire a un certo punto vedi stiamo generando il problema dei furti no? Problema ma guarda come siamo bravi. Alla stessa maniera ti diamo la soluzione, ti vendiamo le telecamere che ti controllano e ti mettiamo anche il sistema di sicurezza collegato alla centrale in maniera tale. Questo è un po' quello che si chiama problema reazione soluzione che poi vedremo successivamente la filosofia hegeliana che loro hanno sposato, diciamo, al 100%. Ci sarà andremo verso la globalizzazione e lui dice che per portare avanti questo progetto per creare il nuovo bisogna prima abbattere il vecchio, tutte, quindi tutte queste misure di caos che loro stanno ancora creando sono in definitiva un preparativo al mondo al, alla, alla nuova era al mondo nuovo che loro visualizzano, quello che vogliono creare loro. Eh, L'industria automobilistica eh, subirà dei... Eh, cambiamenti eh, la, la produzione interna di macchine sarà drasticamente eh, ridotta le macchine dovranno venire principalmente dal giappone e dalla germania come poi infatti tutte le macchine si va in america si vede che la maggior parte delle macchine vengono da lì eh, rilocalizzazione dice Molte persone eh, si troveranno a perdere il lavoro, si dovranno. Scusami, scusami Michele, dimmi. dimmi. proprio un attimo al punto che precedentemente hai detto, al punto 54, l'industria automobilistica. Lui, sì, sì. lui afferma che le macchine saranno tutte uguali, cioè vari costruttori, ma tutte uguali. Infatti, sì. è quello che vediamo oggigiorno, cioè non sì. c'è distinzione fra una macchina e l'altra, cambia solo la marca. Sì, è vero, è vero. In, sì, bravo non l'ho detto io è giustissimo ma ah, in tutto il dice. mondo perché io ricordo che lui parlava direttamente dell'America ma notiamo che questo poi si è trasformato in tutto il mondo cioè. quindi vediamo che anche qua i punti tornano prego sì, sì certamente Uh, rilocalizzazione, molte persone quindi perderanno il lavoro um, a seguito di, 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 di questi eventi no? um, economici, di politica economica diciamo così, e si, si trasferiranno a uh, quella che si chiama South Sun Belt, cioè, cioè diciamo nel, nel, negli stati del, dell'America meridionale che includono la Fro Florida, Georgia, Carolina del Sud, Alabama, Mississippi eccetera eccetera, e così facendo perderanno le, le buone tradizioni che avevano no? con la famiglia, uh, con i parenti, perderanno un po' tutto e dovranno ricominciare una vita uh, nuova. Eh? Uh, poi ci dice, parla della cessione della sovranità nazionale. Uno dei punti più importanti della, glo della globalizzazione sarà quella che le nazioni perderanno una propria sovranità, quello che sta avvenendo no? un po' in tutto il mondo oggi, anche perché poi nel frattempo le nazioni si sono trasformate in società. Poi magari l'affronteremo questo discorso qui e Questo è stato appunto stato un processo che ha coinvolto gli l'ultimo 40-50 anni, però è, è una cosa sostanziale, questa eh? ehm, hanno distrutto l'identità delle nazioni per creare delle corporazioni che poi lavorano praticamente tutti insieme. Calcio ed altri sport. In relazione al calcio, oh, loro, eh, scusate, in relazione al, alle sport in genere. Loro hanno scelto il calcio come eh, lo sport da preferire. Cioè loro hanno capito che il calcio era già molto che in America si chiama soccer, a, era già molto diffuso a livello mondiale. Mentre l'America, se ci ricordiamo, negli anni 60, 70 era molto indietro. Nessuno giocava a calcio. Proprio nessuno, si giocava a baseball, a pallacanestro, queste cose. E, e loro, dice, e loro hanno detto, noi, eh, a noi piacciono, beh, piacciono gli sport violenti, tipo l'hockey, cioè gli sport in cui c'è violenza, no? hanno uh, fatto, fatto anche quella scelta lì, e, eh, 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 e poi hanno creato anche una situazione per cui eh, l'aumento della competizione all'interno delle varie categorie. E soprattutto la, la differenza tra quello che percepiva un giocatore di calcio e quello che percepiva un giocatore di baseball era talmente alta che la gente sarebbe stata schifata per tutti i soldi che un giocatore di baseball prendeva. Ecco, quindi è stata fatta anche questa operazione qui di immagine per veicolare l'interesse del pubblico verso il calcio. Questo devo dire che ehm, è risultato. O, um, soprattutto per quello che riguarda il calcio femminile in America, un eh, esperimento, chiamiamolo così, eh? Eh, interessante e diciamo pure di successo, perché il, il calcio femminile del, degli Stati Uniti eh, ha, ha vinto molte volte il campionato del mondo. Eh? Cioè, però so, so, sono insomma, so diventate brave a giocare a calcio. Voi, se noi in Italia. Pensiamo anche alla mia generazione, una ragazza che gioca a calcio e si viene da ridere, dice, ma le ragazze non giocano a calcio e lì sono diventate più brave degli uomini. Allora poi si parla del gender, eh? Si pensava alla creazione di questo ibrido tra eh, uomo e donna, questo bambino, bambina, che non, non, non sarà, non avrà e caratteri completamente maschili, ma nemmeno caratteri completamente femminili. Già all'epoca si parlava del gender. Armi da caccia, le armi eh, dovranno essere sotto controllo. Noi sappiamo che secondo il, il, proprio secondo il secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti garantisce il diritto di possedere un'arma. Loro hanno lavorato per anni e anni e anni per rimuovere questo emendamento, non ci sono mai riusciti. E se molti dicono, molti anche studiosi, politici, insomma, dicono che se in America ancora si gode o godono di un certo grado di libertà, è proprio grazie al fatto che molti americani hanno armi in casa, perché altrimenti la democrazia americana si sarebbe già andata da un bel po' di anni. Non erro Biden, sta cercando uh, di sì. levare questa legge. Ma provano sempre, provano, riprovano, riprovano e poi magari alla fine ce la faranno. Capito? E questo è un deterrente, eh, sanno che loro cioè, devono stare attenti. Non è come in Italia eh, che ti possono venire in casa in qualsiasi momento e te sei disarmato non fai niente. Lì se ti entrano in casa li spari. Eh. cioè Chiunque ti entra a te ha il diritto di difendersi, capiti? Stanno un po' attenti, perché sanno che li costerebbe un'enorme quantità di vite, capite? capisci? Quindi stanno un po' attenti a quello che fanno. Film: I, fil i film saranno gradualmente spinti verso sesso e un linguaggio scurrile chiamiamolo così e quindi ci ricordiamoci film no, vediamo i film americani tutte queste parolacce se non dicono una parolaccia ogni 30 secondi fuck qui fuck là è sempre una cosa veramente schifosa eh, eh, questa è stata anche questa una cosa programmata con hollywood stesso discorso per la violenza i film i film saranno anche i tutti i film non, non insomma se non si riesce a vedere un film americano no anche di azione se non ci sono 500 morti no cioè i morti non c'è un film giallo che ti c'è diciamo, un morto e tutti devono magari ecco scoprire chi l'ha ucciso no c'è bisogno di creare l'evento catastrofico con tutti una serie di immagini tremende di sangue perché poi queste cose sono importanti per desensibilizzare no? chi guarda il film. Quindi, poi te quando vedi un morto per la strada che ti capita realmente non ti ci giri più neanche perché a questo punto, qui ne hai visti tanti mai in televisione, che non ti viene nemmeno distinto lì a aiutarlo. È quello che è accade è. oggi che vediamo che invece di aiutare il prossimo sì. le firmano con il te sì. telefonino come gli ebeti proprio o non intervengono, lì esatto. magari mentre c'è del bisogno, che stanno facendo il male a qualche persona, a qualche anziano, stanno lì a ridere esatto. col telefonino in mano. Esatto, esatto. Allora qui si arriva poi a un argomento molto interessante, che è quello che riguarda la musica, e quello che dicevo prima, sempre in relazione al, uh, anche alla New Age, no? fu creato il rock and roll in questi anni qui, il rock and roll a, a, è stato creato apposta, per insomma, fare questo cambio generazionale in maniera tale che i ragazzi piano piano si sarebbero abituati a questa musica e avrebbero abbandonato la musica tipica degli anni 60 e inizio 70 americane che era tutta una musica soft eh, rilassante eh, diciamo di intrattenimento eh, che non aveva in sé niente di così eh, violento ecco Um, oh, ti, racconti, ti dico una cosa velocissima. Lo stesso John Todd Collins che ho menzionato prima dice che eh, mh, il messaggio, tra virgolette, satanico era proprio nella musica e non nei testi. Questa è una curiosità, te la butto lì per quello che vale. Eh, premio per gli anziani. Il dottor De dice che a un certo punto eh, 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 quella generazione lì cioè la generazione di quegli anni lì eh, eh, poteva vivere tranquilla avrebbe cominciato a morire intorno agli anni 70-80 però siccome era la, la generazione che era passata dalle, dalle due guerre mondiali dalla depressione aveva fatto tanti sacrifici era giusta che morisse in pace ma quelle successive per quelle successive il, il proprio il rapporto con gli anziani sarebbe sostanzialmente cambiato. E allora poi si arriva al discorso della pillolina, che si, si, devono, gli si fa la cerimonia, si ringraziano per quello, per quello che hanno fatto e si mandano a riposo. Eh, questo è quello che dice lui. Microchip, si parla già del microchip, addirittura immaginiamoci siamo appena negli anni 70, e dice questo qui è già pianificato da tempo. È solo una questione di vedere dal punto di vista tecnico come si realizza. Si sta già lavorando su microchip eh, sotto la pelle in, in, in silicone. Il silicone è stato introdotto per le ricostruzioni, sappiamo, degli impianti, dei seni, queste cose qui anche come, come esperimento di come, eh, di, come, di come funzionava questo materiale. E... E però sarà poi inserito probabilmente sulla mano destra lo dice già lui in maniera molto chiara e dice è inutile che dice il dottor day ma eh, anzi il, il, eh, scusatemi il, il dottor donegan dice io all'epoca non mi ricordavo il libro dell'apocalisse no e del marchio della bestia e il dottor day dice ora voi attru, attru, attribuirete questo a quanto è scritto nella Bibbia, ma questo è falso e non c'è nessun significato biblico, è solo buonsenso, non c'è bisogno di queste superstizioni, dice lui. Beh, uh, poi qui faccio, faccio riferimento alla tecnologia che abbiamo oggi e che comunque ci stavano già studiando negli anni 70, già negli anni 70, quindi a distanza di 50 anni loro avevano previsto che a un certo punto avrebbero in, 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 impiantato questa tecnologia nell'uomo. Il Cyberman era già nella loro mente 50 anni fa. 65 controllo del cibo. Il controllo del cibo sarà estremamente importante, in futuro non tutti potranno coltivare cibo nell'orto, infatti anche la comunità europea, se l'avete seguito, sta cercando di limitare le coltivazioni private, tutto dovrà essere controllato e, e, e le persone eh, eh, saranno, le, le, le persone che avranno un microchip saranno ben curate <ride> e saranno, e saranno ben alimentate. Quelle che non ce l'hanno, che no, non ce l'avranno, si dovranno un po' arrangiare. Eh, per il controllo del tempo, dice che stava già parlando di, ha menzionato una tecnologia per il controllo del tempo, io per logica ho immaginato che si riferisse a ARP, che vuol dire High Frequency Active Aurora Research Program, che è quella tecnologia attraverso la quale sembra che possano controllare il tempo causando acquazzoni, causando eh, periodi di siccità, e che addirittura questa più famosa è collocata in America in Alaska ma mi risulta che ce ne siano 4 o 5 del mondo una delle quali anche in Russia vedete come poi alla fin fine eh, le cose sono strane no? questa che potrebbe essere una tecnologia strategica no? per l'America solo americana alla fin fine va a finire in Russia va a finire in Cina va a finire in India Infatti vediamo le comunicazioni di lui che stanno accadendo questi ultimi esatto. giorni, insomma, diciamo a esatto. quei paesi che penso non si vogliono assoggettare a certe situazioni. Sì, sono, sono tutti avvertimenti che ti danno così. Sì. Comunicazione contraddittoria. Eh, qui lui fa un discorso un po' complicato, però in teoria dice, in pratica dice, possiamo inculare, in, scusate, inculcare nella testa delle persone due idee contraddittorie allo stesso tempo, purché queste siano tenute sufficientemente distanti l'una dall'altra cioè loro ti dicono oggi una cosa domani te ne dicono un'altra quindi se il tuo sistema va in cortocircuito io faccio l'esempio proprio oggi l'ho rivisto questo faccio l'esempio del dottor Fauci che fino al giorno prima diceva che tutti dovevano utilizzare le mascherine di punto in bianco viene fuori rilascia un'intervista che dice no le mascherine non vanno usate perché dovete usare le mascherine poi magari dopo una settimana ritorna su quello che diceva cioè si divertono in questa maniera qui, li lasciano parlare, è tutto normale, no? perché la gente poi alla fin fine non le nota neanche queste cose. Falsa ricerca scientifica. Ammise senza problemi che i dati delle ricer della ricerca scientifica erano e saranno falsificati per ottenere i risultati desiderati. Capite questo che vuol dire già negli anni 70? che la gran parte delle ricerche pubblicate su Nature, Life, tutte queste belle riviste che ci pompano, accidenti, ho fatto una pubblicazione lì, sono sostanzialmente pilotate e decise a tavolino. Eh? Sono le aziende farmaceutiche che eh, nominano i direttori eh, di queste eh, magazine. Magazine scientifici e automaticamente loro avranno un occhio di riguardo rispetto all'ultimo farmaco che deve essere pubblicato perché è costato un sacco di soldi. E naturalmente lo studio clinico, magari è stato un fallimento, però te lo presentano come un grande risultato. Purtroppo è una cosa così. Istituti internazionali. Dice che tutti gli istituti internazionali, quindi le Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Banca Mondiale, il Tribunale Internazionale dell'AIA, del, dell ehm, eh, saranno sotto il controllo del nuovo ordine mondiale e seguiranno le direttive dello stesso, sostanzialmente. Quello che sta succedendo. Poi guerra nucleare e guerra fredda, ne abbiamo parlato prima, eh, del, del discorso dell'Unione Sovietica, l'abbiamo già accennato, la guerra fredda, l'ho già detto che è stato tutto un grande show. Poi lui qui dice, eh, eh, nel, nel, nel punto 72 io dico, it's just business, so, sono solo affari. Il dottor Day disse, se ci fossero soggetti, uomini politici o stati che si opponessero a questa, ovvero cessione della sovranità, potrebbe rendersi necessario usare una, due o più armi nucleari. Capite? Cioè loro a un certo punto mandano questi messaggi per dirti, guarda, noi abbiamo questo programma qui, non ti mettere stato te troppo nel mezzo. Perché se te non ti allinei a quella, alla fin fine, che vogliamo fare noi, noi non abbiamo problemi. Ne colpiamo uno per educarne cento. Eh, quello Positività. che sembra accaduto, no? Sì, sì, sì. Positività della guerra. Il dottor De disse che le guerre erano state positive, molto positive, perché avevano contribuito a ridurre la popolazione del, dell'umanità. Senza le guerre saremmo forse già a die, 10 die, miliardi eh, al giorno d'oggi. Quindi la, la viste, il, sono viste in senso positive, eh, pur nella consapevolezza che, siccome adesso abbiamo l'arma nucleare, diventano un po' troppo pericolose, eh? e quindi. Eh, eh, le guerre secondo quello che dice lui sì ci saranno dei conflitti locali ma non ci saranno più guerre come le abbiamo avute nella prima e nella seconda guerra mondiale terrorismo questo qui è un punto molto interessante anche questo allora ve lo leggo il terrorismo sarà ampiamente utilizzato in Europa e in altre parti del mondo in quel momento storico non era necessario negli Stati Uniti tuttavia Poteva diventarlo se gli Stati Uniti non si fossero allineati rapidamente all'accettazione del loro sistema. Ebbe due parole di rimprovero per gli americani che vivevano nel troppo benessere e un po' di terrorismo li, li avrebbe convinti che il mondo è davvero un posto pericoloso. E poteva esserlo ancora di più se i politici non si fossero. Piegati al progetto del nuovo ordine mondiale. Io tra parentesi ci ho scritto ora, grazie al dottor Dei, abbiamo capito finalmente chi ha voluto l'11 settembre perché, perché non c'è altra spiegazione logica possibile che potessi dare in, in quel caso lì. banche e denaro, <ride> beh, qui ci sono di tante cose, comunque dice che l'inflazione sarebbe infinita. Eh, dice l'inflazione è finita nel senso dell'inflazione allora, poi sappiamo che aumenta con l'emissione del denaro, eh, denaro più in, in, metti denaro più l'inflazione aumenta con la creazione diciamo così del de denaro che però diventa l'inflazione stessa uno strumento di controllo eh, si ha ovviamente la creazione della, della fed del federal reserve system e piano piano il denaro Fiat, cosiddetto Fiat denaro, si trasformerà in denaro digitale. E qui ho questo argomento, poi lo tratto in maniera dettagliata nel capitolo di Aaron Russo, in cui lui appunto parla di tutte queste cose qui, poi, quindi poi quando, quando arriveremo lì ne parleremo in maniera magari un pochino più dettagliata. Dice, sarà un sistema bancario unico, apparirà come composto da più banche in concorrenza ma non lo sarà quindi le banche centrali sono tutte organismi privati indipendenti dal governo che lavorano in sintonia le une con le altre un pochino un pochino po più o meno in tutto il mondo ci sono i famosi cosiddetti stati canaglia che guarda caso quando si va a vedere guarda caso hanno quasi tutte banche indipendenti eh? cioè non si ci sono ancora allineate, che perché forse sono stati, sono considerati stati canaglia. Ehm... Scusa se ti interrompo, proprio Aaron Russo allora, parlò nella eh... sua intervista proprio del fatto che loro mandavano verso i paesi che non si vogliono piegare diciamo, l'assassino economico, lo definisce, cioè quello che va a fare la prima proposta proprio per far assoggettare a un'imposizione economica eh, di loro marchio, insomma. Quindi consiglio di andare a sì. vedere l'intervista di Alon Russo perché proprio lo dice nel dettaglio come, fa, come fanno loro il giochetto. Sì, ne parlano anche altri autori di questi, eh, che hanno fatto proprio quel lavoro lì. Eh. Mandano degli emissari, ti danno un primo messaggio, poi ti danno un secondo messaggio che può essere un attentato eclatante e poi se non la intendi ancora arrivano al terzo livello. E allora poi devi, ti devi fare il segno della croce. Penso allora, che molti se lo siano uh, fatto il segno della croce. Eh? <ride> sì, dice per quello che riguarda eh, i tuoi soldi, i tuoi soldi saranno nel microchip, no? e pian piano sarà il microchip, l'interno Revenue Service in questo caso, che l'organismo uh, deputato alla raccolta delle tasse, che, ripeto, che ricordo, anche questa non è un'agenzia governativa, ma completamente indipendente. Eh, avrà la possibilità di controllarti perché sarà tutto digitale i tuoi soldi entreranno direttamente lì quando vai a fare la spesa saranno benissimo quello che compri insomma quello che vendi eccetera eccetera e sarai sotto con controllo 24 ore eh, addio alla privacy diciamo che lui dice a un certo punto Dice, guarderai la televisione e qualcuno ti guarderà in tempo reale da una stazione di monitoraggio centrale, cioè, hanno la possibilità, la tecnologia che io poi brevemente presento anche nel, nella premessa. Per cui utilizzano la televisione anche con questo scopo. Sembra che all'interno della televisione ci siano già da tempo delle telecamere o dei sistemi che, se vogliono, possono essere attivati e ti ascoltano quello che dici in camera. Praticamente loro se vogliono. In teoria avevano già negli anni, probabilmente 75-80 possibilità attraverso la televisione e la tecnologia presente all'interno delle televisioni di controllare 24 ore all'interno della tua abitazione. Tra l'altro sul... sì, sì. in questo punto parla anche del fare la spesa da casa, che è quello che viene oggi con sì, Globo e i sì. cose. Sì, 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 certo, la televisione diventerà anche il sistema per comprare. No? Oh, televisione anche computer, un sistema per comprare, non si uscirà più, ma si comprerà tutto attraverso il digitale, sostanzialmente. Le politiche sulla casa cambieranno. Va bene, le, 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 le stranamente dice dice. Eh, i prezzi i, i, insomma la gente guadagnerà sempre meno, però i prezzi delle case aumenteranno sempre. Dice praticamente dice una cosa di questo tipo. Posso farti una nota Poi su questo punto? Pre prego. Sì, certo. Allora, su questo punto 79 che adesso non leggeremo tutto, però ehm, questa è rottamazione vi... umana, eh? Eh? Rotta Umana, forse ho cambiato i numeri dalla, dalla 79 dal, dall edizione Caete. Sì, è lo stesso, è lo stesso, vai pure okay. avanti, scusa. A questo punto praticamente io sai che seguo anche Morrison che tra l'altro salutiamo. Che anche lui ha fatto una bella intervista con te. e Lui in vari video suoi sì. del Tg Quotidiano parlava di un telefilm che stanno mandando in onda in Inghilterra, proprio dove fanno vedere che ti leveranno la proprietà, dove dovrai metterti degli immigrati dentro casa dove insomma ci saranno delle serie di cose che accadranno e questo è fatto vedere in questo telefilm costantemente, che adesso non ricordo il titolo purtroppo. C'è ecco, una nota per quanto riguardava la proprietà privata che sì. penso che loro vogliono levare proprio. Era solo per ricordare che c'è questo telefilm, capito che, che ne parla e quindi la similitudine... C è un problema di linea, che... io non ti sento più. Mi senti? Pronto? Sì. Ti senti? Sì, ti sento, adesso ti sento, sì. Ok. Dove eri rimasto? Ma no, sì, eh, lo saluto naturalmente anch'io Morris. Allora, uh, uh, siamo alla rottamazione umana, dice semplicemente, non ci sarà spazio per chi non è d'accordo. Non possiamo avere gente che non sta al proprio posto. Queste persone verranno portate in speciali e qui non ricordo cosa disse eh, giunge il dottor Dunega ma non avrebbero vissuto a lungo uh, la morte per loro sarebbe stata l'unica alternativa poi si arriva all'annuncio ve lo leggo alla fine della presentazione giunse che il nuovo sistema entrerà in funzione durante un fine settimana d'inverno tutto chiuderà il venerdì sera e lunedì mattina ci sarà l'annuncio che il nuovo sistema è stato attivato. <coughs> Scusate, <coughs> tutto il processo sarà facilitato dal fatto che le persone saranno state così impegnate, distratte e con poco tempo per guardarsi intorno per capire cosa stesse effettivamente accadendo. Conclusioni, vi leggo le conclusioni, siamo alla fine. Queste le ho scritte io. Consentitemi di riassumere qui dicendo ciò che ho detto in queste registrazioni. Ah, no, scusami, scusami, perdonatemi. Questo è quello che dice lui. Consentitemi di riassumere qui dicendo che ciò che ho detto in queste registrazioni fu detto dal dottor Day in quel luogo, in quel momento. Ora possiamo vedere quanti di questi fatti sono effettivamente avvenuti da allora, io ho scritto dal 69 all'88. Penso che non si possa negare che dietro a tutto ciò c'è un controllo e una vera cospirazione. Quindi che cosa si può fare? In primo luogo dobbiamo riporre la nostra fede in Dio, pregare e chiedere la sua guida. In secondo luogo dobbiamo fare il possibile per informare gli altri per quanto possano essere interessati. Alcune persone non sono interessate, tanto sono assimilate al sistema. Pregare costantemente e chiedere a Dio la guida e il coraggio necessario per affrontare il prossimo futuro e piuttosto che accettare la pace e la giustizia di cui sentiamo così tanto parlare e che è solo un cliché, insistiamo invece nella ricerca della libertà e della giustizia per tutti. Ci picchia, eh, insomma, eh, non c'è altro da aggiungere, perché hai fatto anche un'ottima conclusione. E... No, questa è la conclusione de del dottor Dunegan. Il eh? dottor Dunegan, sì, non, non c'è altro sì, da aggiungere, dottor perché, dottor... ripeto. Che io naturalmente dottor... sposo, perché naturalmente la conclusione logica è in base a quello che si legge, sì. Assolutamente, legge. anche io sono concordo con questa tua affermazione. Insomma, sposo pienamente perché tutto quello che hai elencato fino adesso, che sono scritti, ricordo, nei Nuovi Barbari, il primo volume della tua opera. Eh, non Nuovo sono elenca... Ordine dei Barbari, eh? Nuovo, Nuovo Ordine dei Barbari, de scusate. C'è un elenco Bene. di tutto quello che è accaduto fino mm. ad oggi, quindi... È proprio un Ordine dei Barbari, no? Sì. sì. Quindi non possiamo dire, no, non è vero, no, è solo cospirazionismo, no. Sono tutti i fatti che sono avvenuti. Se uno fa un, un breve scurso storico... A livello anche attuale, e vediamo che purtroppo è tutto avvenuto e stiamo vivendo questo periodo pienamente. e Come ho detto all'inizio, eh, consiglio a, um, ai nostri spettatori, se abbiamo stuzzicato la loro curiosità, anche di andare a vedere varie profezie, soprattutto quella di Il Maier, rivisitata da Blondette e che tra l'altro sono quattro righe che riassume un po' tutto questo. Quindi, come abbiamo detto all'inizio, le profezie non sono profezie ma il loro piano ben dettagliato, detto un po' a metafore. Quindi io, Massimo, ti ringrazio e allora do l'invito a tutti i nostri ascoltatori per la prossima puntata che parleremo dei protocolli di Toronto. Concludo nel dire la mia frase retorica, che la storia non è quella che ci è stata insegnata sui libri di scuola, ma è stata mistificata dai salti in banchi di regime. Quindi studiate, fate le vostre ricerche incrociate, perché di materiale ce n'è a disposizione molto quindi Potrete fare poi le vostre riflessioni e le vostre deduzioni. Quindi vi ringrazio allora, Massimo. Dammi, dammi quindi... un minuto, un minuto per concludere se non ti dispiace, ricordando che il mio sito è a menteaperta.net. Dal sito possono trovare tutte le informazioni per ordinare chi lo vuole ordinare il libro su materiale cartaceo. Uh, lo può ordinare direttamente su uh, Amazon.it oppure me lo, mi, chiam, mi contatta me e eh, mi manda un messaggio a mmguerrieri chiocciolaiaco.com. Sul, sul sito trovo tutte le informazioni e allora io glielo mando con, quasi col 33% di sconto. È un, un bello sconto. E però per coloro che magari non se la sentono no, di spendere soldi, un momento difficile eccetera, possono scaricare. Tutta la trilogia è eh, più di mille pagine. Eh, per 3 euro, sempre dal sito, cliccando su uh, libri eh, e seguendo tutte le varie procedure: ordina il libro, no? da home page e poi seguono tutte le procedure, pagano con PayPal 3 euro e si scaricano il libro gratis. Poi, dopodiché. Se hanno delle domande mi possono contattare, io faccio anche un po' di consulenza. Se hanno interesse, devono fare degli studi, delle ricerche, degli approfondimenti. Insomma, diciamo che io ho un po' di esperienza, no? ormai ho pubblicato anche delle cose su riviste scientifiche. Una mano gliela do volentieri. E noi, appunto, ti ringrazio, Cristiano. Ci diamo appuntamento alla, alla prossima settimana, va bene? Dove vedremo eh, il capitolo 2, i protocolli di Tronto. Grazie. Grazie, Massimo, ti ringrazio di avercelo ricordato. Metteremo nella descrizione del video tutti i link per contattarti come abbiamo già fatto la volta precedente. Spero che qualcuno ti contatti avendogli stuzzicato un po' Ci di pubblicità sei... perché è veramente un argomento molto importante. Che, come ho detto, questo, io spingo a tutti i social di andare a vedere i tuoi video. Soprattutto acquistare la tua opera perché è fondamentale, è fondamentale. Quindi ascoltate questo consiglio. Contattate Massimo Michele Guerrieri per l'acquisto uh, del suo volume e niente, ti ringrazio nuovamente. Massimo, alla prossima puntata un saluto a tutte le persone che ci ascoltano e che ci ascolteranno. Ciao, ciao. Grazie, è stato un piacere. Buona settimana a tutti. Ciao. Ciao.